Tamponi per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Toma rinnova l'ordinanza fino al termine dello stato d'emergenza. Intanto ci sono altri 4 positivi, 2 sono medici del Gemelli. Boom di tamponi, 436, tutti negativi, quelli effettuati nelle 2 case di riposo in provincia di Isernia. Covid Hospital, Toma a colloquio con il commissario Arcuri, la teleconferenza alle 19, il Molise non vuole farsi trovare impreparato a un eventuale ritorno prepotente del coronavirus. All'interno delle scuole di Isernia si lavora lacrimente per giungere in orario al suono della prima campanella. I presidi di San Giovanni Bosco e Giovanni XXIII cercano di risolvere le ultime criticità. Vertenza Gamba, l'ex assessore regionale Carlo Veneziale, a gamba tesa l'attuale situazione da ascrivere al governatore. Toma dice spiega ai molisani perché Amadori ha abbandonato Boiano. Sono stato l'ultimo a lasciare l'imbarcazione, sono contento di come sia stata gestita l'emergenza, parla lo skipper che era a bordo dello yacht in avaria al largo di Termoli. La capitaneria di porto salva 11 persone, tra cui 3 minori. Infine lo sport, il calcio, Campobasso, che colpo, firma Ferdinando Sforzini, super bomber ex Avellino e Palermo, che tridente con Cogliati ed Esposito, i tifosi sognano Lega Pro, gol e spettacolo. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione, in apertura c'è il coronavirus, l'avete sentito dai nostri titoli, tamponi per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il presidente della regione Donato Toma continua dunque a blindare il Molise prorogando l'ordinanza che resterà in vigore fino al termine dello stato di emergenza, tutti i particolari nel servizio di apertura. Tamponi per chi rientra in Molise dai 4 paesi considerati a rischio, Croazia, Grecia, Malta, Spagna. Il presidente della regione Donato Toma ha prorogato le misure già previste nell'ordinanza del 14 agosto, la numero 42. Gli effetti, si legge nel provvedimento, si estendono fino alla cessazione dello stato di emergenza. Chi rientra da uno dei 4 paesi è obbligato a comunicarlo, toccherà poi all'ASREM sottoporli a tampone e a garantire l'isolamento fino a che si conosca il risultato del test. Misure di prevenzione necessarie e aggiuntive rispetto alle prescrizioni nazionali. 2 le possibilità previste dall'ordinanza del presidente Toma. Caso A, le persone che nelle 72 ore antecedenti il loro ingresso nel territorio nazionale si siano sottoposte ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, sono poste in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all'esito negativo di un ulteriore tampone da effettuarsi a cura dell'ASREM nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio regionale. Caso B, probabilmente il più comune, che riguarda chi rientra in Molise e nelle 72 ore antecedenti non abbia fatto nessun test o tampone. L'ordinanza impone l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all'esito negativo di un tampone da effettuarsi a cura dell'ASREM nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio regionale e di un ulteriore tampone da effettuarsi sempre a cura dell'ASREM nei 10 giorni successivi all'effettuazione del primo esame. L'obbligo di isolamento fiduciario viene automaticamente meno con l'esito negativo del secondo tampone. E intanto ci sono 4 nuovi positivi, 2 sono medici del Gemelli Molise, contagiati anche un cittadino di Vinchiaturo e uno di Montaquila rientrato dall'estero. Boom di tamponi, 436, tutti negativi quelli effettuati nelle case di riposo, nelle 2 case di riposo in provincia di Isernia. Intanto da malattie infettive viene dimesso un paziente di Termoli, Valentina Charlat. Altri 4 positivi al coronavirus in Molise, complessivamente ne sono 92 in tutta la regione. Si tratta di 2 medici del Gemelli che, così come il collega risultato contagiato nelle scorse ore, sono in isolamento domiciliare. Pare che in un'occasione extra lavorativa abbiano avuto un contatto con lui, forse una cena insieme. Negativi gli altri tamponi della prima tranche effettuata nella struttura della fondazione. Tra gli ultimi 4 contagiati ci sono poi un cittadino di Vinchiaturo e uno di Montaquila rientrato dall'estero.
Aumentano i casi quindi, come a livello nazionale, più 1370, ma diminuiscono i ricoverati. Dal reparto di malattie infettive infatti è stato dimesso un paziente termolese, riferimento del cluster Grecia. Ora al Cardarelli ci sono 4 degenti per Covid. Gli altri positivi sono tutti asintomatici e isolati nelle loro abitazioni. Boom di tamponi, 436 in queste ore. E l'altra buona notizia, oltre a quella del cittadino di Termoli che ha sconfitto il virus, è che sono tutti negativi i test effettuati sugli anziani e sugli operatori delle case di riposo. Alcune strutture erano tornate sotto la lente dopo che l'anziana di Sant'Agapito, tuttora ricoverata a Campobasso, era risultata positiva. In quarantena ci sono 142 persone e le indagini sui contatti degli ultimi positivi proseguono a tappeto. Come avete sentito dal servizio, c'è un nuovo caso anche a Montaquila. Il sindaco rassicura la popolazione. Questa persona, dice Marciano Ricci, è stato riferito essere in isolamento presso la propria abitazione e in discreto stato di salute. Nell'esprimere la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità alla persona risultata positiva al virus e ai suoi familiari, senza voler creare inutili allarmismi, il sindaco Ricci esorta tutta la cittadinanza a rispettare le regole in vigore per il contenimento della pandemia. Il sindaco invita altresì tutti a mantenere la calma e a tenere alto il senso di responsabilità, ricordando ancora una volta che il virus non è scomparso e che è ancora alto il rischio epidemiologico. E da breve l'adeguamento della rete ospedaliera Covid, a breve i primi lavori, la tabella di marcia verrà stabilita questa sera alle 19 nel corso di un incontro convocato dal commissario Domenico Arcuri, che si confronterà in videoconferenza con tutti i governatori e dunque anche con il presidente Donato Toma. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid si preoccuperà degli appalti per gli interventi sugli ospedali del territorio in base al piano firmato da Giustini e Grossi, approvato da Roma, poco più di 9 milioni di euro le risorse a disposizione del Molise. L'obiettivo è arrivare in autunno preparati per un eventuale non auspicabile ritorno del coronavirus. Il piano è focalizzato sull'hospice del Cardarelli, individuato come centro regionale hub con percorsi separati per pazienti Covid o sospetti tali e aree attrezzate. Sarà dotato di 9 posti di terapia intensiva, il 50% di quelli di subintensiva, in totale 21 nei nosocomi di Isernia e Termoli. Saranno realizzate invece zone per l'osservazione di pazienti Covid, percorsi dedicati e ristrutturati i pronto soccorso. Ed ora parliamo della ripartenza della scuola in programma lunedì prossimo 14 settembre. Bene, all'interno delle scuole di Isernia si lavora alacremente per giungere in orario al suono della prima campanella. Restano alcune criticità che i presidi di San Giovanni Bosco e Giovanni XXIII stanno cercando di risolvere. Sentite Nicola De Santis. Alla San Giovanni Bosco le 12 classi in esubero a causa della necessità di distanziamento sociale saranno allocate all'interno dell'ex ragioneria provinciale dello Stato. Si sta lavorando perché l'edificio sia pronto ad ospitare circa 260 alunni entro il 14 settembre. Se non si dovesse fare in tempo, ci sarebbe la possibilità di fare i doppi turni, solo per il periodo necessario a completare i lavori. Per il nuovo preside Giuseppe Posillico, infatti, tutti i suoi scolari devono iniziare le lezioni lo stesso giorno, sia per una questione di didattica, sia per l'aspetto legato alla psicologia dei ragazzi. Meglio dunque doppi turni che un inizio differito solo per alcuni alunni. Per il resto non si registrano particolari criticità poiché tutte le aule sono già state predisposte in base alle normative vigenti in materia di Covid. Situazione non dissimile per la Giovanni XXIII. In questo caso il dirigente Bruno Caccioppoli attende dal comune l'ultimazione dei lavori all'interno dell'edificio azzurro di San Lazzaro. Mancano ancora alcuni dettagli, ma il comune ha assicurato la consegna dell'immobile entro il 14 settembre. Allora, a tutt'oggi le confesso che non siamo ancora pronti, ma stiamo facendo di tutto e faremo di tutto per essere pronti lunedì 14 al suono della campanella. Ce lo chiedono i docenti, ce lo chiedono le famiglie, ce lo chiede la società, è una sorta di dovere morale. Il 14 bisogna aprire in sicurezza. Per l'optimum cosa manca?
mancano alcuni lavori di completamento di un'aula e le porte di due aule dell'infanzia a San Lazzaro, come ho più volte dichiarato. Che criticità prevede per quest'anno scolastico? Guardi, io mi sto impegnando tantissimo nel chiedere la collaborazione delle famiglie. Se tutti collaboriamo, appunto, seguendo le indicazioni dei protocolli di sicurezza che ci sono stati dati, io penso che non ci saranno criticità. O se dovesse esserci qualche criticità, saremo in grado di affrontarlo in totale serenità. Poi c'è il problema della mensa, che comunque andrà affrontato alla luce delle normative anti-Covid. Il problema della mensa è un problema che non abbiamo ancora affrontato. Stasera ci sarà un incontro con i responsabili della mensa e i responsabili del comune, per cui metteremo a punto una serie di soluzioni. Io credo, ma è una mia ipotesi, che la mensa partirà, ma probabilmente saremo costretti a consumare il pasto in aula. Ma questa, lo ripeto, è una mia ipotesi. E poi il trasporto scolastico, che non riguarda direttamente il suo ufficio, però è comunque una problematica che investe il mondo della scuola. Certo, questa è una problematica che ci riguarda, ma come lei ha giustamente detto, ci riguarda indirettamente. Credo però che le ultime indicazioni che permettono di riempire i pulmini all'80% abbiano molto aiutato i comuni nella gestione dei trasporti. Insomma, tutto sommato è sereno. Io mi sento sereno, o perlomeno, io ho fatto tutto il possibile. Adesso, ripeto, ci vuole la collaborazione delle famiglie, dei docenti e delle istituzioni. Saremo in grado di affrontare quest'anno scolastico. Allora, parliamo di un incontro che si è svolto tra l'ANCE, ACEM e l'assessorato regionale ai lavori pubblici. Da un lato l'assessore Vincenzo Niro, dall'altro la rappresentanza dell'ACEM ANCE con in testa il presidente Danilo Martino insieme al direttore Gino Di Renzo. Oggetto dell'incontro gli interventi infrastrutturali che saranno candidati dalla regione sul piano di aiuti a sostegno delle economie europee, meglio conosciuto come Recovery Fund, un pacchetto di opere pubbliche da appaltare entro il 2023 e di cui i fondi andranno spesi entro il 2026. Nel corso della riunione si è discusso anche del processo di aggiornamento del prezziario regionale delle opere edili. La Regione Molise ha dato avvio alle relative attività anche in sinergia con la Regione Umbria. L'ANCEM ANCE ha rappresentato inoltre la necessità di pagamento dei fondi di avanzamento di amministrazione. Ed ora ci occupiamo della vertenza GAM, lo abbiamo fatto nei giorni scorsi raccontandovi la disperazione dei lavoratori. Ebbene, sull'argomento è intervenuto l'ex assessore Carlo Veneziale, che dice la situazione attuale della GAM ha dei responsabili in regione, sia per la mancata erogazione della cassa integrazione relativa alle aree di crisi, sia per la mancata erogazione della cassa integrazione derivante dal Covid. Toma ha detto ai nostri microfoni, spieghi ai molisani perché Amadori ha abbandonato Boiano. Lo ha intervistato Nicola De Santis. Nella discussione sulla vertenza GAM irrompe a gamba tesa Carlo Veneziale. L'ex assessore alle attività produttive della Regione Molise spiega che ogni anno il governo nazionale, sin dal 2017, stanzia dei fondi per la cassa integrazione relativa alle aree di crisi. Il Molise ha beneficiato dei finanziamenti sia per la cassa integrazione della GAM sia per la mobilità dell'ITR. Nel decreto del febbraio 2020, per la prima volta il Molise non è destinatario di tali risorse, perché per il governo esiste un residuo relativo alle annualità precedenti. In realtà i 7 milioni di euro giunti da Roma sono stati completamente spesi, 5 milioni per la GAM e 2 per l'ITR. Nessuno però dalla Regione Molise ha contestato l'errore di calcolo commesso da Roma. Beh, è evidente che se si potevano adottare provvedimenti che non sono stati adottati c'è una responsabilità oggettiva della Giunta regionale e in particolare del Presidente Toma. È una responsabilità dovuta probabilmente ad incapacità, perché in quel periodo si potevano prendere questi provvedimenti, ma è dovuta anche al fatto che sostanzialmente si era distratti nel dividersi le poltrone. Tutti ricorderemo che quello è il periodo in cui il governo regionale era impegnato in rimpasti vari, in rimpalli di responsabilità, in modifiche di leggi relative alla composizione del Consiglio regionale.
Dunque le aziende a febbraio avrebbero potuto sospendere la cassa integrazione relativa all'area di crisi per avviare la cassa integrazione per Covid. La Regione Molise per la GAM non ha scelto questa opzione. 29 settimane sono già state bruciate, ne restano 9. Veneziale ha pertanto sollecitato Toma. La proposta è quella di verificare la possibilità di ripescare queste 18 settimane che sono state abbandonate a loro stesse, ma soprattutto di utilizzare le 9 settimane previste dal decreto agosto. C'è la possibilità ancora di utilizzare queste seconde 9 settimane e spero che qualcuno questa volta si adoperi per fare in modo che questo accada. Si prolungherebbe di un mese e mezzo la durata della cassa, che tutti ricordiamo scade a novembre, si arriverebbe quindi a dicembre, nel frattempo ci sarebbe la legge finanziaria e quella potrebbe essere l'occasione per recuperare anche le risorse che non sono state richieste nel corso del mese di febbraio, recuperando parzialmente i danni, notevoli danni causati a tutti i lavoratori. Infine Carlo Veneziale chiede al governatore di spiegare all'opinione pubblica perché Amadori ad un certo punto ha deciso di non rispettare gli accordi assunti a Roma con Regione e parti sociali. Noi sottoscrivemmo un protocollo d'intesa insieme ai sindacati e all'azienda Amadori che prevedeva una serie di passaggi. Di questi una parte sono stati portati a termine, poi a un certo punto Amadori non si dichiara più interessato a proseguire la propria attività in Molise, almeno questo riportano le cronache. Ci piacerebbe sapere come mai questa interlocuzione si è interrotta. Amadori è l'azienda che era, i sindacati sono quelli che erano, c'è un elemento che è cambiato in questa trattativa, che è la giunta regionale. Ci piacerebbe capire se la giunta regionale attuale ha adottato la stessa tenacia e la stessa determinazione per risolvere il problema che fu adottata quando fu siglato l'accordo al Ministero. D'ora la cronaca, il bimbo di 11 anni di Venafro colpito il 5 agosto scorso da arresto cardiaco ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Bono di Napoli. Dopo più di un mese trascorso a lottare tra la vita e la morte, superati diversi interventi, lunedì è stato trasferito nel reparto di subintensiva della struttura pediatrica partenopea, dove ha iniziato un percorso di riabilitazione neurologica. Rispetto a quella tragica mattina sta meglio, i medici sono fiduciosi, ma sulle sue condizioni non si sbilanciano. La madre ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno concorso a salvare la vita del figlio, ad iniziare dall'equipe del reparto di rianimazione del Veneziale, passando per i cardiologi ed il personale del pronto soccorso di Isernia, senza dimenticare la polizia stradale che ha scortato l'ambulanza fino a Napoli ed i prefetti di Napoli e Isernia che hanno dimostrato vicinanza alla famiglia anche nelle ore successive. In ultimo, la famiglia del bimbo ha voluto rivolgere un pensiero riconoscente al personale del Santo Bono che dal 5 agosto, senza un momento di sosta, ha lottato per strappare il piccolo alla morte. Yacht in avaria al largo di Termoli, ce ne siamo occupati anche nei telegiornali di ieri. Ebbene, la Capitaneria di Porto mette in salvo 11 persone. Noi abbiamo le parole dello skipper che racconta quello che è accaduto. Sentite. È successo che abbiamo avuto una perdita di pressione dal motore di sinistra. Abbiamo visto una fumata nera e mi sono apprestato subito a togliere potenza ai motori per portarmi al minimo. Come ho aperto lo sportello della sala macchine, chiaramente usciva una quantità di fumo nero non indifferente che ha creato il panico tra i passeggeri che hanno visto la scena e di conseguenza non potevo più permettermi di mantenere tutto l'equipaggio a bordo. Ho lanciato immediatamente, come da protocollo, il Mayday. Le unità di soccorso sono intervenute nel giro di qualche minuto. Il racconto dello skipper: una volta arrivato al porto di Termoli, dopo una giornata movimentata, le operazioni di soccorso dopo il Mayday lanciato da una imbarcazione di diporto di 22 metri in transito nelle acque molisane a circa 18 miglia dalla costa, proveniente dal porto turistico di Rodi Garganico. Lo scoppio di un tubo di scarico nel vano motore ha generato una densa colonna di fumo nero, inevitabile il panico a bordo e la richiesta di aiuto. Sono stato contento di tutti quelli che sono stati a bordo perché, anche se erano nel panico, sono riusciti a mantenere la calma.
due unità di SC Zenit e di SC Amalfi Jet, allertate dalla Capitaneria di Porto di Termoli, hanno raggiunto e affiancato l'imbarcazione in avaria e facilitato le operazioni di trasbordo in sicurezza di 11 persone, tra cui 3 minori, sulla motovedetta 878 della Guardia Costiera. Non potevamo, non era possibile effettuare il trasbordo perché c'erano 2 metri di onda e di conseguenza affiancare l'imbarcazione con un'altra sarebbe stato pericolosissimo per il trasferimento dei passeggeri e di conseguenza avevamo già comunque predisposto le zattere di salvataggio alle quali, seguendo anche l'istruzione della Capitaneria di Porto di Termoli, siamo riusciti a far sbarcare, a mettere sulle zattere di salvataggio tutto l'equipaggio che abbiamo provveduto a far recuperare dalla Capitaneria di Porto dal CP878. La prima zattera ha avuto a bordo i minori e i ragazzi più giovani, nella seconda zattera abbiamo avuto gli altri organi dell'equipaggio e il sottoscritto compreso, che ha lasciato la nave per ultimo. È in corso da parte della Capitaneria di Porto di Termoli un'inchiesta per accertare le cause dell'avaria. I carabinieri di Isernia hanno rinforzato i servizi di controllo sul territorio, aumentando le pattuglie, soprattutto nelle ore serali e notturne. Sono state controllate numerose persone e mezzi. 2 giovani del posto sono stati contravvenzionati dai militari del nucleo operativo e radiomobile in via amministrativa per guida in stato di ebbrezza. Ed ora il post offensivo del docente dell'Università degli Studi del Molise Gervasoni sulla vicepresidente dell'Emilia Romagna Slane scatena le reazioni dei ministri dell'Università e delle pari opportunità Manfredi e Bonetti. Ed il rettore Luca Brunese convoca il senato accademico per eventuali violazioni del codice etico, ci riferisce tutto Valentina Ciarlante. Una vera e propria bufera è quella che si è abbattuta sul discusso professore dell'Università degli Studi del Molise Marco Gervasoni dopo il post sessista su Elly Schlein, vicepresidentessa dell'Emilia Romagna, che l'Espresso ha ritratto in copertina. Per il docente di storia contemporanea non si escludono provvedimenti da parte dell'Ateneo. Il rettore Luca Brunese ha convocato per giovedì 10 settembre il Senato accademico e all'ordine del giorno figura l'argomento eventuali violazioni del codice etico. Il tutto è stato scatenato dalla frase «ma che è nomo» con cui Gervasoni su Twitter ha apostrofato la Schlein. Non è bastata la presa di distanze dell'Unimol a far placare le polemiche e così dopo la risposta di Bonaccini che ha definito cialtrone il docente e la presa di posizione del leader del PD Zingaretti sono arrivati anche i commenti pieni di sdegno dei ministri dell'Università Gaetano Manfredi e delle pari opportunità Elena Bonetti. Quelle parole con cui chiaramente Gervasoni in maniera sarcastica sbeffeggiava l'aspetto della Schlein hanno scatenato un'ondata di critiche e le accuse di misoginia e sessismo. Di fronte a tutto questo l'università si è mossa informando proprio il ministro. Nel rispetto dell'autonomia e della libertà di espressione, le parole di Manfredi proprie del mondo universitario, c'è un altro principio che non possiamo tralasciare, pur esso insito nell'etica del mondo che vive dentro e fuori le università, quello del rispetto dell'essere umano e della tutela dei comportamenti non discriminatori. Ai nostri studenti dobbiamo dare esempio di correttezza all'insegna del valore della libertà, ma anche della dignità della persona. Il ministro ha espresso poi piena solidarietà a Elly Schlein e sulla stessa linea si è posta Elena Bonetti. Le offese ricevute nei giorni scorsi dalla vicepresidentessa dell'Emilia Romagna sono una ferita nel dibattito pubblico che rammarica. I temi del rispetto della persona sono fondativi del nostro essere paese e da essi non può prescindere alcun ambito della vita istituzionale e della nostra convivenza in generale, queste le parole della ministra, è una consapevolezza su cui tenere alta l'attenzione per crescere nella tutela della dignità delle donne e degli uomini del nostro paese e di ogni persona umana. Dal professore per ora nessuna dichiarazione ufficiale, non resta che attendere la decisione del Senato accademico dell'Unimol. L'amministrazione comunale di Termoli ha presentato questa mattina il nuovo programma di tutela del decoro urbano. L'assessore Rita Colaci annuncia pugno di ferro e parla altresì della mancata assegnazione della bandiera blu e del depuratore. Sentite.
L'amministrazione comunale di Termoli ha presentato il nuovo programma di tutela del decoro urbano. L'assessore Rita Colaci ha puntato il dito contro chi deturpa il territorio. Molti, ha spiegato, non si sono calati nella realtà, ad esempio, della raccolta differenziata. Siamo stati buoni e tolleranti per circa un anno. Adesso purtroppo dobbiamo prendere provvedimenti perché la maggior parte dei cittadini rispetta le regole, differenzia, non abbandona buste, ma c'è una parte dei cittadini che purtroppo non rispettano le regole e purtroppo a me dispiace molto, subiranno questa mancanza anche coloro che rispettano le regole, che invito a collaborare con noi, ad indicarci chi abbandona, chi sporca il territorio, chi deturpa il territorio. Quindi abbiamo necessità di intervenire in maniera un po' più forte per evitare che il nostro territorio non raggiunga gli obiettivi che ci siamo prefissi per quest'anno. Abbiamo creato una squadra grande e abbiamo inserito finalmente i DEC, abbiamo inserito le guardie ambientali che faranno un grosso controllo sul territorio e finalmente riusciremo a beccare coloro che creano le discariche abusive. Il centro della città, ma non solo. Nelle prossime settimane si cercherà di dare una risposta anche alle zone periferiche con l'assessore che ha voluto spiegare anche le cause della mancata assegnazione della bandiera blu. Il nostro obiettivo è quello di riconquistarla. Noi quest'anno abbiamo avviato la pratica, abbiamo fatto la richiesta, purtroppo non siamo stati presi in considerazione perché i valori delle acque di balneazione negli ultimi 4 anni erano al di sotto dei valori che si vengono richiesti per la bandiera blu. Infine il depuratore. L'assessore Colaci annuncia che presto verrà delocalizzato. Assolutamente il depuratore verrà delocalizzato. Questo è in progetto. Abbiamo già avuto una buona somma dalla regione, per cui penso che i lavori, chiaramente questi sono lavori che riguardano soprattutto i lavori pubblici, non è di competenza dell'ambiente. L'ambiente si occupa dell'inquinamento ambientale, delle acque, ma sicuramente i lavori della delocalizzazione del depuratore inizieranno prestissimo. Ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per giovedì 10 settembre. L'anticiclone garantisce tempo stabile generalmente soleggiato, cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata, temperature senza particolari variazioni, venti deboli, mare poco mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione: Campobasso minima 18, massima 29 gradi, Isernia temperature comprese tra i 20 e i 31 gradi, Termoli minima 25, massima 26 gradi, Venafro minima 18, massima 30 gradi. È tutto con questa edizione, la nostra informazione torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante, tra pochissimo la pagina sportiva, la notizia del giorno, il colpo di mercato del Campobasso che si è assicurato le prestazioni del centravanti Ferdinando Sforzini, a tra poco. Calcio di Serie D, colpo di mercato del Campobasso, firma il centravanti Ferdinando Sforzini questa mattina la visita in sede dove ha messo nero su bianco, ha firmato il contratto, poi subito al campo agli ordini di mister Cudini, sentite. Eccolo Ferdinando Sforzini con la maglia rosso-blu, il Campobasso chiude con il botto il mercato estivo e si assicura le prestazioni del centravanti classe 1984, 36 anni a dicembre, 2 campionati di Serie D vinti di fila con Avellino e Palermo, curriculum pesantissimo quello di Sforzini, primi passi con il Verona, poi Modena, Vicenza, Bari, Grosseto dove esplode e realizza 20 gol in Serie B, Pescara dove gioca nella massima serie, Latina, Virtus,
Virtus Entella, Pavia, Viterbese, infine Avellino e Palermo. 110 gol in carriera tra Serie A, Serie B e Lega Pro. Da oggi è un giocatore del Campobasso. Il passaggio in sede per la firma sul contratto che lo legherà ai Lupi fino al prossimo 30 giugno. Poi la conoscenza dei nuovi compagni e dello staff tecnico. Forza, classe, gol al servizio della squadra. Certo, non è un bomber di primo pelo, ma per vincere i campionati serve anche l'esperienza. E che tridente con Cogliati ed Esposito, i tre si completano alla perfezione. Sforzini imbattibile nel gioco aereo, nel riempire l'area e nell'aprire le difese avversarie. Cogliati devastante nell'attaccare nello spazio e nel calciare chirurgicamente con entrambi i piedi. Infine Fanta Vittorio, unico nell'uno contro uno, nel sartare l'uomo e dunque nel creare la superiorità numerica. La sensazione è che i tifosi del Campobasso si divertiranno. Sarebbe un giusto premio anche per la società, per il patron Mario Gesuè, che non si è tirato indietro seppur il momento nasconda molte incognite. Toccherà a Cudini miscelare con accortezza e sagacia un tridente esplosivo. Allora parliamo dell'Olimpia Agnonese, ci siamo alle 16 al Civitelle, il raduno della formazione Granata agli ordini di mister Seni Gaiesi, che sarà coadiuvato da un vice allenatore, un uomo di fiducia che lo aiuterà a gestire il gruppo, circa 28 calciatori, tra cui alcune vecchie conoscenze, giocatori che facevano parte della rosa dello scorso anno, nessun big, badate bene, quelli si sono già accasati, ma ci saranno alcuni componenti della rosa, pressoché giovani, che tuttavia la piazza la conoscono e sanno cosa serve per stupire in Alto Molise. A guidare la nuova Olimpia Agnonese ci sarà con grande probabilità Pippo Litterio, molto di più di una semplice bandiera, giocatore simbolo del Granata alla sua 15ª stagione consecutiva ad Agnone. Sarà lui il leader dentro al campo e nello spogliatoio. Allora parliamo di futsal, parliamo del circolo La Nebbia Cus Molise, che inizia la preparazione tra entusiasmo ed emozioni. San Ginario, la nostra forza, sarà il gruppo, sentite Valentina Ciarlante. Dopo 6 mesi di assenza dal palazzetto, il circolo La Nebbia Cus Molise è tornato a respirare l'aria del calcio a 5. La squadra campobassana, agli ordini del tecnico Marco San Ginario, si è ritrovata al Pala Unimol per iniziare la preparazione al prossimo campionato di Serie A2, che prenderà il via il 17 ottobre. Sarà il secondo torneo consecutivo nella seconda Serie Nazionale e la voglia di fare bella figura si è vista da subito, dai primi minuti del lavoro che è stato svolto, e così sarà nel prosieguo, nel rispetto delle norme anti-Covid previste dal regolamento. La rosa non è ancora al completo, nei prossimi giorni arriveranno i giocatori stranieri che sono in attesa del secondo tampone. Mancano all'appello l'universale De Betio, il portiere Roman e il laterale Turek, oltre ovviamente all'ultimo arrivato in casa biancorossa Mauricio Pasqual. Tutti siete indispensabili, le parole di mister San Ginario. Bisogna entrare nell'ottica che le partite si vincono durante gli allenamenti. Ogni giocatore, al di là del suo impiego, deve sentirsi parte integrante del gruppo. Gruppo che per me è fondamentale e che si forma proprio durante la settimana sul rettangolo di gioco. Lo scorso anno la nostra è stata una grande squadra ed è anche per questo che sono arrivati risultati di grande spessore. Questo è il pensiero dell'allenatore, che poi si è spostato sull'aspetto prettamente tecnico. Sono soddisfatto della squadra che è stata allestita. Abbiamo optato come sempre per un mercato oculato, senza fare il passo più lungo della gamba. Conto nell'arco di 4-5 giorni di far capire ai ragazzi la mia mentalità di gioco. Entusiasta anche il direttore generale Gilberto Grigoli. Abbiamo messo la ciliegina sulla torta al nostro mercato con l'arrivo di Pasqual. Ci attende una bella stagione, speriamo anche ricca di soddisfazioni. E a proposito di Cus Molise, sono iniziate anche le visite mediche, primo tassello della nuova stagione sportiva. I primi a sottoporsi alle visite sono stati il capitano Antonio Di Stefano, come vedete dalle immagini, ed il nuovo acquisto Renzo Di Lisio, che hanno svolto la visita di idoneità sportiva presso il programma assistenziale di medicina dello sport e dell'esercizio fisico ASAREM Unimol, diretto dal professore Germano Guerra. Un centro, quello del professore Guerra, decisamente all'avanguardia, con uno staff medico di grande livello e di assoluta professionalità. Intanto il consiglio direttivo della divisione calcio a 5, vista la rinuncia al campionato del Limolese,
Molise ha provveduto a rimodulare i gironi di Serie 2. Nel raggruppamento C, quello che vede impegnato il Circolo La Nebbia Cus Molise, al posto del Prato, finito nel girone A, è stato inserito l'Atletico Cassano. Bene, tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.